Concludiamo la panoramica su musei e cultura ludica con l'intervento a cura di Maria Antonietta Bergamasco, educatrice e pedagogista, e Alberta Dal Cortivo, responsabile dei servizi educativi del Museo Africano di Verona. L'intervento, dal titolo Percorsi ludo-educativi in museo, esperienza di didattica extrascolastica al Museo Africano di Verona, verterà sui diversi modi di vivere l'esperienza museale attraverso l'iniziativa Un sabato al museo, i laboratori di riciclo materiale e di creazione del gioco e altro ancora. Lasciamo quindi la parola alle nostre ospiti. Buonasera a tutti. Io sono Alberta Dal Cortivo e sono la referente per i progetti educativi che organizziamo al Museo Africano. Per chi non conoscesse questo museo, vi spiego un attimo come è nato e chi sono i suoi proprietari. È un museo che appartiene a una congregazione religiosa di missionari, i missionari comboniani. Il museo nello specifico è stato fondato nel 1938, ma già da una decina d'anni prima i missionari impegnati nelle missioni in Africa avevano inviato a Verona, dove c'è la casa madre della congregazione, già alcuni oggetti testimonianti la vita, le tradizioni, la cultura e le culture dei popoli con i quali essi vivevano. La congregazione è impegnata soprattutto in missioni in Africa e in altri paesi del sud del mondo. Però è proprio dall'Africa, da questo continente, che i comboniani sono partiti, e quindi nel museo abbiamo principalmente oggetti che vengono da questo continente. Nel corso degli anni, dei decenni, il museo è cambiato e tra le altre cose anche proprio in questo momento il museo è chiuso per una ristrutturazione che inaugurerà appunto un nuovo allestimento del museo ai primi di ottobre. Il museo africano sarà totalmente cambiato, con una nuova veste, anche perché verrà dato spazio, stiamo cercando di dare più spazio alle nuove tecnologie e dei linguaggi multimediali, in modo che questi possano accompagnare i visitatori nel percorso alla collezione permanente degli oggetti. Il museo africano è visitato all'incirca da 11.000 visitatori l'anno, ma la maggior parte dei nostri visitatori sono studenti. Quindi diciamo che l'obiettivo principale del museo è quello di realizzare dei percorsi educativi, visite guidate e laboratori appunto per gli studenti di ogni ordine grado di scuola, dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori. Abbiamo 25 laboratori di didattica che accompagnano appunto la visita del museo e che affrontano e che si occupano di varie tematiche. Però il nostro incontro oggi qui in questo spazio all'interno del Festival del Toccatì vuole presentare quelle che sono le attività extrascolastiche per quanto riguarda il nostro impegno nella didattica. E quindi, tralasciando quelli che sono i percorsi che noi offriamo per le scuole, dobbiamo certamente nominare un'attività che ormai da 7 anni che realizziamo ed è un'attività per le famiglie. Si tratta di alcuni laboratori chiamati Metti un sabato al museo, quindi un ciclo di appuntamenti che realizziamo il sabato pomeriggio negli spazi del museo. Come si può vedere anche dalle slide successive che tra poco scorreranno, questi laboratori hanno l'obiettivo principale di essere organizzati dentro gli spazi del museo. Sono laboratori in cui noi prepariamo delle attività, soprattutto e per la maggior parte manuali, dedicati ai bambini, organizziamo turni sia per soli bambini ma anche turni con le famiglie, quindi vuol dire che vengono organizzati laboratori e viene favorita l'occasione per ciascun genitore di lavorare insieme e al pari del proprio figlio.
Questo è un interessante esperimento, perché in genere quando si parla di laboratorio al museo il pubblico in base all'età viene abbastanza diviso, e quindi se sono laboratori per bambini gli adulti vengono in un certo senso allontanati. Questo esperimento vuole invece creare l'occasione di lavorare insieme. Nei vari anni abbiamo scoperto parecchi spunti, abbiamo potuto riscontrare delle riflessioni molto interessanti, e ce le hanno date proprio gli stessi partecipanti, gli stessi genitori, che scoprivano anche dei modi di lavorare, delle possibilità di espressione del sé dei propri figli. Quindi per noi questa è un'occasione che diamo appunto alle famiglie di potersi conoscere, e anche tra famiglie di sconosciuti di fare amicizia. Venendo un po' in maniera più riassuntiva sulle attività che organizziamo all'interno di questi laboratori, il sabato pomeriggio privilegiamo soprattutto i laboratori manuali, di attività manuale. Quindi abbiamo realizzato dei laboratori di argilla, di tessitura, dei laboratori di costruzione di strumenti musicali, piuttosto che anche laboratori di movimento e danza. Ci sono state, è 7 anni che appunto organizziamo questo ciclo di appuntamenti, quindi ci sono state varie richieste inoltrate anche dai bambini, e quindi l'anno successivo abbiamo cercato di esaudire il tutto. Riferendomi all'incontro precedente di Jennifer Genovese, quando accennava per quanto riguarda il Museo del Gioco di Ginevra, accennava al gioco Mancala, ovvero il gioco africano, chiamato così il gioco della semina, un gioco che troviamo praticato in tutto il continente africano. Anche noi abbiamo un tavoliere di legno esposto al museo, quindi tutte le persone che vengono a visitare il museo possono fermarsi, ci sono le regole scritte e possono giocare. È stato molto interessante proprio in questa edizione del Toccati, quando giovedì, qualche giorno fa, siamo state chiamate dall'organizzazione del festival per organizzare questo gioco nei binari della stazione. Ed è stato molto interessante perché, insieme anche ad altri giochi portati da altre associazioni, quindi c'erano gli scacchi, la dama, c'era un gioco archeologico, c'era anche questo gioco africano della semina. Ed è stato interessante un momento in cui probabilmente è arrivato un treno di pendolari immigrati di origine africana, i quali, passando, uscendo appunto dalla stazione, hanno visto questo gioco, si sono fermati, provenendo ognuno da vari stati dell'Africa. È stato molto curioso vedere che ognuno conosceva una regola diversa, e quindi chissà, magari questa occasione appunto di giovedì creata dal Toccati ci può lanciare l'idea di organizzare davvero prossimamente un torneo di questo gioco, del gioco della semina, e magari far conoscere anche le diverse regole di questo gioco in Senegal, piuttosto che in Ghana, piuttosto che in Nigeria, in Tanzania o altro. Ecco, cedo la parola a Maria Antonietta Bergamasco. Sì, no, paesi diversi, però quasi unanimemente ci hanno dato delle schiappe, sia dal Senegal, dalla Nigeria, quasi unanimemente ci hanno detto I want you, però vabbè. Sì, il gioco della semina ci introduce un po' all'altro argomento che portiamo oggi, che è quella che in qualche modo abbiamo definito anche una prassi, insomma una buona prassi, che può essere anche riassuntiva di altre cose che vengono fatte al museo, ed è il laboratorio Giocati il riciclo. Il laboratorio Giocati il riciclo viene effettuato al museo da circa 5 anni, ma prima è un po' l'erede di un laboratorio che veniva fatto prima, che si chiamava Tesori della Discarica, strutturato da Francesca Berti, che adesso sta facendo tutta una ricerca con l'Università di Tübingen sulla cultura planetaria del gioco. Quindi un po' questo gioco della semina ci porta anche a un aspetto che è un po' centrale del museo e centrale nei laboratori, che è questo sguardo interculturale e non unilaterale alle cose.
e quindi questa, no, anche lo stimolo che ci è venuto giovedì è stato molto forte nel riconoscere, insomma, noi siamo arrivati con delle regole, nel giro di 40 minuti ne spiegavamo delle altre perché erano più belle, no? Erano, acchiappavano di più, erano più diffuse ed è molto interessante questo aspetto. Inizio da questo perché è un po' lo stile con cui svolgiamo il laboratorio Giocati in Riciclo. Giocati in Riciclo, ci tenevo a citare il precedente laboratorio, oltre a per l'impegno di Francesca, ma perché Tesori della Discarica rende bene un po' un sovvertimento, no? di punti di vista, perché è difficile pensare che in una discarica ci siano dei tesori, però di fatto abbiamo, Francesca insomma aveva scelto questo titolo perché è prassi di molti paesi, probabilmente anche di alcuni paesi dell'America Latina e non solo dell'Africa, che laddove qualcosa viene scartato probabilmente c'è un tesoro, probabilmente c'è qualcosa da recuperare, da trasformare. E questa foto scattata in Egitto, no, ci riporta molto a quanto il rapporto con gli scarti, con i rifiuti, cambi di paese in paese, no? Quello che a noi sembrerebbe uno scempio, qualcosa di impossibile, come un'altalena, un porco giochi all'interno di una discarica, in alcuni paesi dell'Africa, in alcuni paesi, probabilmente altri del mondo, no? Succede. E si cerca di fare di necessità virtù. E da qui noi impariamo il laboratorio Giocati il Riciclo. No, anche questa è un'altra foto che viene dal Senegal, che ci presenta un aspetto sempre un po' di essere re di un posto dove ci sono degli scarti, ma ci mostra già la trasformazione. Ci sono molti centri che adesso sono dei centri di recupero, di attività per ragazzi di strada, in cui proprio si parte dalla ricerca di un tesoro nella discarica, dalla trasformazione di un gioco. E ecco, tutte queste cose, vabbè, insomma, dal giocare con il nulla, quindi anche con la ruota, che probabilmente tutti ci ricordiamo quando all'asilo giocavamo con la ruota indistintamente da se eravamo maschio o femmina, a dei giochi naturali. E in questo caso è uno dei materiali più utilizzati in natura è il midollo della canna di miglio, che è molto malleabile e quindi si presta a fare dei giochi. E questo è un po' quello che poi cerchiamo di riprodurre in Giocati il Riciclo, anche se è molto diverso, dei giochi che non hanno bisogno di colle, scotch e strumenti potentissimi, ma che dovrebbero farsi proprio solo con l'ingegno. E, ecco, vi mostro un po' una carrellata e dopo mi soffermo un attimo su Giocati il Riciclo. Questa è un po' la trasformazione. E sono un po' i nostri maestri, insomma, no? Non possiamo dire di essere noi mediatori dei laboratori e del museo, di insegnare qualcosa, perché è proprio una circolazione di conoscenze. Il laboratorio Giocati il Riciclo di solito parte da questo, quindi da delle foto che vengono da altri paesi, o in verità adesso spesso usiamo una stimolazione di Ico Gasparri, che è un fotografo napoletano, che raccoglie un po' questa sfida del tesoro della discarica, no? Dice, solitamente un fotografo dovrebbe fotografare delle cose che vengono comunemente definite belle, un paesaggio, una donna, un uomo. Lui ha fatto tutte queste foto in discarica e noi solitamente partiamo da queste, chiedendo ai bambini di dirci cosa vedono. E lo chiediamo anche nei corsi di formazione, in verità. All'inizio c'è un po' di timidezza, soprattutto più sale l'età, no? Uno dice, ma che cavolo mi fai dire? Poi da qui si inizia una stimolazione libera in cui, non lo so, da due forme di vetro diversi, da due ammassi di vetro diversi, si può vedere il mare sulla sabbia, per esempio. E questo ci serve come stimolo proprio per dire che è una questione di punti di vista e che quindi quello che solitamente si può buttare in verità può essere dell'altro. E quindi sono i giochi africani e queste foto ad essere un po' da stimolo per il laboratorio. Da cui lanciamo una costruzione libera e questi sono alcuni dei risultati. A volte la costruzione è anche più strutturata, ma la tendenza è proprio a lasciare una libertà, no? Perché crediamo fortemente un po' in questo laboratorio, come ci viene insegnato da altri paesi dell'Africa,
che ognuno abbia una storia da raccontare e che anche i materiali abbiano una storia da raccontare, che la nostra storia, incontrando la storia dei materiali, possa generare qualcosa. Ed è sempre interessante, quando finisce il laboratorio, fare un po' un cerchio di ritorno, in cui le idee è proprio giusto che stiano nell'aria, che non siano di ognuno e che non ci sia niente di giusto o sbagliato, niente di copiato, ma solo quello che viene dal di dentro. E quando non lavoriamo sulla costruzione libera, lavoriamo su una costruzione un po' più strutturata, alla ricerca dei giochi della tradizione, che possono essere il Warri, oppure sono abbastanza gettonati il Bibloquet, che è un gioco soprattutto di provenienza francese in verità, e la dama, no? E in questo facciamo un po' un incontro, c'è un tentativo di un incontro un po' più interculturale, quindi non solo i giochi della tradizione africana, ma anche quelli un po' di quelli nostri che conosciamo di più e che sentiamo più nostri. Io direi che se non avete domande, dubbi, curiosità, aneddoti, se non hai... Vi possiamo lasciare il pieghevole con le attività educative per le scuole, appena uscito appunto per l'anno scolastico appena iniziato, e poi vi consigliamo di consultare il nostro sito per restare aggiornati sulla nuova riapertura del museo, e quindi già adesso vi invitiamo all'inaugurazione. Grazie.